Ed è con immenso onore, con grandissimo rispetto, che do il benvenuto ad un artista, un maestro che non ha bisogno di presentazione come quella di questa sera, che è stata lunghissima, ma che ho l'onore di introdurre a tutti gli ascoltatori di Radio Dara 2000, il maestro Franco Califano. Buonasera. Buonasera, ciao a tutti. Beh, io, signor Califano, innanzitutto la ringrazio per la disponibilità e per l'onore che ci fa ad essere no, così. Io sono in macchina, volevo avvisare soltanto che siamo in un tratto dove ci sono dei tunnel. Se dovesse capitare, cadere, richiamatevi. Perfetto, va benissimo. Va bene. Allora, innanzitutto le volevo chiedere com'è andata la festa di compleanno e auguri per il suo compleanno. Beh, grazie mille a tutti, è andata benissimo. Come ogni anno si cerca sempre di parlare sempre meno degli anni che passano e di vivere il momento nel miglior modo possibile. Bene, l'introduco subito la prima domanda, in modo che le do anche la possibilità di riposare, perché so che siete sfiniti quasi. Sì. Che tipo di rapporto ha Franco Califano con la musica? Ottimo. Il tipo di rapporto che ho con la musica è lo stesso tipo di rapporto che ho con le donne. Sono le cose più importanti della mia vita. Beh, non lo potevo mettere in dubbio questo. Io no, sì. Ecco, noi adesso stiamo infilandoci dentro un autogrill, per cui siamo tranquilli. Perfetto. Allora, mi dica. Allora, io le stavo chiedendo, guardandosi alle spalle, qual è il periodo che lei reputa migliore, il periodo che migliore che Califano ha vissuto in tutti questi anni? Ma non c'è periodo migliore o peggiore, c'è un periodo che è sempre migliore, per fortuna, perché questo è il momento migliore di tutti gli altri della mia vita artistica. Per cui sono sempre andato in lento crescendo, le canzoni mie sono sempre arrivate piuttosto tardi, però sono arrivate e restano, perché non sono datate. E per il resto tutto benissimo. Il miglior periodo non so, proprio non ho idea. Beh, sicuramente vissuto comunque alla grande ogni minuto. Beh, quello sì, ho avuto dei momenti straordinari, altri meno, insomma, come uomo privato e non artistico ho vissuto la dolce vita, che è un momento irripetibile, il periodo della dolce vita a Roma. Sì. Quindi quelli sono momenti, appunto, che fanno parte comunque della vita di ognuno, ognuno ha di questi momenti più o meno belli della propria vita, bisogna accettare quelli belli e quelli brutti. Lei è ritornato a Sanremo nel 2005, cosa l'ha spinta alla sì. partecipazione e com'è nata Non escludo ritorno? Ma guardi, io a me Sanremo e o non Sanremo, Music Farm o non Music Farm, a me io vado dove voglio, quando mi sento, perché qualsiasi trasmissione non mi toglie, non mi aggiunge, insomma, male che vada rimango io, perché io ho una storia di 40 anni che mi porto dietro, che non può essere cancellata da una canzone sbagliata, ecco. Per cui sono stato bene, mandava di scrivere questa canzone, mi trovavo con Federico Zampaglione, che è mio amico, l'abbiamo fatta, poi ho detto perché no, anche se è un po' difficile, andiamo, ecco. Beh, è difficile relativamente, considerando che comunque Non esclude ritorno ha avuto il riscontro che sì, doveva. Sì. Sì, quindi. Sì, certo, no, è difficile al primo ascolto, voglio dire. Sì, sì. Ed è difficile per un pubblico sanremese. Esatto. È una canzone un po' particolare. Beh, le posso dire personalmente che è molto molto bella. Grazie. Mi diceva però? No, però sono andato lo stesso, perché mandava di così. Mi sembrava che la qualità di Sanremo stesse un pochino scemando, e allora aveva bisogno, secondo me, di iniezioni di qualità. E io ho cercato io, ma io solo non basto. Assolutamente. Bene, signor Califano, io le farò una domanda relativa a Music Farm, però non relativa alla trasmissione, ma più specifica. Cioè, del rapporto con tutti le persone che hanno partecipato con lei in Music Farm, i personaggi. Sì. Quale le è rimasto più impresso? No, mi è rimasto ancora
vicino, Pago, che io vedo spesso, sento quasi tutti i giorni, lo seguo nella sua carriera, gli do i consigli, insomma me lo sto crescendo io, un po' come un figlio, e lui è molto bravo, una bravissima persona. Guardi, a proposito... Questa è l'eredità di Music Farm. A proposito di Pago, io le vorrei far ascoltare una dichiarazione che lui ha fatto proprio sulla nostra emittente, se vuole, perché sì, come no. È molto molto simpatica, ascolti. Mi sono rimasti dentro tutti i 50 giorni che ho fatto all'interno della farm, il rapporto con tutti quanti, bellissimo, in particolare bellissimo con Franco Califano, con Laura Bono, con Safina, il rapporto con Califano è meraviglioso, ancora adesso noi ci sentiamo spessissimo, perché comunque io sono entrato nel cuore, fortunatamente, un'altra cosa che non mi sarei mai aspettato, è anche questa qua. Poi mi sono affezionato anch'io maledettamente al signor Franco Califano, perché è una persona adorabile, ma guarda, di quelle notti me ne parlano tutti, di Franco che parla me ne parlano tutti, cioè che dire, sono state notti indimenticabili e Franco veramente è uno spettacolo quando è sveglio, ma è uno spettacolo quando dorme, quindi... Signor Califano! Bellissimo, sì. Beh, una dimostrazione di affetto molto. E di umiltà che sono importanti per uno che nasce adesso. Sì, sì, assolutamente. Anche perché sappiamo che lui ha aperto qualche suo concerto. Sì, ma abbiamo in mente anche altre cose insieme. E poi ormai io dove vado parlo di lui, e quindi me lo trascino un po' dietro. Appena ci vedono insieme lo collegano subito a quel Pago di Music Farm, venendo insieme a me, quindi insomma va bene. Sì, assolutamente. E lei è stato comunque uno spettacolo nello spettacolo, perché la sua partecipazione a Music Farm ha dato lustro molto anche al programma, perché in effetti... Sì. Ha dato quel pizzico di qualità, come diceva anche di Sanremo, in più che ci mancava. Mi sono dovuto inventare tutto io, perché sennò sarebbe stata una trasmissione un po' fiacca. Allora io mi sono dovuto inventare le parti più o meno spiritose, mentre invece le cose normali, quelle umane, sono uscite fuori per chi le ha capite e per chi le ha volute accogliere. Assolutamente sì. Parliamo del nuovo libro. A chi è rivolto il Kali Sutra? Ma il Kali Sutra è rivolto un po' a tutti, perché c'è, a tutti quelli che mi amano, perché c'è dentro, al di là del titolo, c'è dentro molto della mia vita, del mio passato, della mia adolescenza, dell'infanzia, di tutto. E poi ci sono naturalmente un paio di capitoli rivolti sempre al sesso, per cui è un libro forse più completo del precedente. Beh sì, sicuramente, anche perché lei non è la prima volta che scrive, insomma, dei libri. No, infatti. Sono terzo in classifica, insomma, sta vendendo molto. Abbastanza, sì. Beh, questo dimostra comunque che la gente ama Califano al di là, certo, di tutto. Certo. E, la sua esperienza invece nei film come attore, che cosa ci può dire? Ma io no, è una mia ambizione ancora, che ancora ho, quella di fare un film sulla mia vita, insomma. E adesso vediamo, perché ho troppe cose in ballo, devo fare, mi hanno proposto delle cose in teatro, poi dopo devo fare il disco nuovo, San Pippo Baudo adesso, con il quale ho fatto abbastanza pace, mi sta guardando come per invitarmi al Sanremo suo di ritorno, insomma adesso vediamo un po'. Quindi si deve ancora regolare. Troppe cose in vetro. Perfetto. Allora, io le leggo qualche messaggino che è arrivato rivolto a lei, ovviamente. Maestro Califano, tanti auguri da una comitiva di Taranto. Grazie, ragazzi, baci. Poi, sentire la voce del califfo è sempre una grande emozione, ce lo scrive Barbara. E poi, siamo tutti riuniti da Carlo per ascoltare l'intervista. Grazie Radio Dara 2000, ma soprattutto grazie califfo. Ciao ragazzi, un abbraccio molto. E poi l'ultimo messaggio, il Kali Sutra, finalmente un grande libro, ce lo scrive Marina. Grazie Marinella, un bacio. Che l'avrà letto sicuramente Marina. Allora, il suo rapporto con la Puglia? La Puglia mi ha adottato tantissimi anni fa,
per cui quando vengo in Puglia è come se mi sento a casa mia, insomma. I pugliesi, tutta gente che mi adora e che io ricambio con il mio amore, è gente che, insomma, sembra che mi abbiano adottato artisticamente. Dovunque vado, mi aspettano con tanto affetto. Quindi non posso che pensare bene della Puglia e vederla bene in tutti i suoi lati. Bene. Ci può anticipare qualcosa sul nuovo disco? No, purtroppo no, perché sto scrivendo in più direzioni, per cui i titoli arrivano alla fine, quindi forse ci sarà una canzone che si chiamerà Le mie donne, che è una cosa molto seria. Ah. E bene. Beh, sarà anche emozionante, secondo me. Beh, indubbiamente, anche perché probabilmente parlerà in una maniera intima di Califano. Sì, no, parlo delle donne, quello che sono state per me, e gioia e dolore, capito, insomma, sì. Tutto. Signor Califano, io le faccio una domanda un po' particolare. Come si fa nei momenti difficili a superarli, insomma? Ma si fa capendo molto, cercando di tirare fuori gli attributi, di non piagnucolare, cercare di trarre dalla cosa tremenda che stai vivendo il meglio, bisogna imparare a farsi compagnia da soli ed accettare la solitudine come fatto positivo, cioè la solitudine è uguale alla libertà, per cui io là dentro ho imparato ad essere intanto libero, curiosamente, perché io per perdere la libertà ho bisogno delle manette, ma al cervello non le polsi, e lì è difficile entrare. È molto molto bella questa frase, come al solito la sua filosofia, di cui ormai conosciamo tutti. E l'ultima domanda, sì, ecco, la frase tutto il resto è noia. Sì. Come nasce? Bene, nasce da quello che dice, che ancora nessuno è riuscito a contraddire, quindi rimane così. È la canzone che mi rappresenta meglio, sì, e di più come autore. Infatti noi abbiamo proprio presentato la sua intervista proprio con Tutto il resto è noia, perché rimane uno dei suoi cavalli di battaglia più grandi. Allora, io le volevo chiedere semplicemente, per congedarci, sì, un paio di saluti. Se si può fare un saluto. Mi dica, non vorrei che cadesse perché siamo ripartiti. Sì, allora. Allora, Radio Dara 2000. A Radio Dara 2000 io mando tutti i miei affettuosi saluti, abbracci e baci. E poi al gruppo Summertime. Al gruppo Summertime. Il mio buona fortuna è da Franco Califano. Grazie signor Franco Califano, io la ringrazio veramente, è stato un onore per me, una standing ovation qui in radio, e quindi veramente la ringrazio e mi auguro di poterla ospitare qui in radio. D'accordo, eventualmente dovesse trovarsi qui in Puglia a Brindisi. Va bene. E un ringraziamento a Roberto Gregori, ovviamente. E Roberto Gregori è qui vicino a me, che sta guidando. Bene. Anche lui ringrazia tutti. Allora, grazie a lui, vado in giro. Un buon rientro e una buona nottata. Arrivederci. Arrivederci. Grazie. Beh, ragazzi, io dopo un'intervista a Franco Califano probabilmente non penso di aver più nulla da dire, nel senso che Franco Califano ha veramente coronato un sogno, che era quello di cominciare questa trasmissione Dara Play Music nella maniera migliore possibile, con un grande personaggio della musica italiana.